Un momento di preghiera in tutte le chiese di Mascalucia per ricordare la piccola Elena e la decisione dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, d'intesa con l'amministrazione comunale. Sono stati anche sospesi tutti gli appuntamenti della festa di San Vito in segno di rispetto per la piccola. Questa sera nella chiesa madre sarà proprio l'arcivescovo a guidare la preghiera. L'intera comunità è a lutto per la morte di Elena, 5 anni il prossimo luglio. La bambina è stata uccisa in casa dalla madre con un coltello da cucina. È l'amara conferma degli inquirenti. Il movente è una strana forma di gelosia nei confronti dell'attuale compagna del marito. Martina e Alessandro sono separati. Non voleva che la figlia vi si affezionasse. Lo scrive la procura di Catania in una nota in cui ricostruisce l'omicidio della piccola. Ma ci sono ancora punti oscuri. I punti da chiarire sicuramente sono il luogo dove si è consumato il delitto e l'eventuale responsabilità di qualche altra persona. Nella commissione del delitto o comunque nell'occultamento del cadavere. Questi sono gli aspetti che vanno approfonditi. Inizialmente la donna aveva detto che la bambina era stata rapita da 3 uomini armati e a viso coperto al termine delle lezioni all'asilo. Poi durante l'interrogatorio ha confessato.